Benvenuti in questo nuovo video di Iron Nerd 96 e come ben sapete vi ringrazio sempre a tutti per gli iscritti perché ne mancano sempre meno 3000 e cosa altro dire, praticamente vado a parlare di cosa vedremo all'interno di The Marvels. Naturalmente questo video è un video consiglio di cosa vedere prima di andare alla visione dell'8 novembre, perché l'8 novembre uscirà in differita in Italia The Marvels. Naturalmente sapete che vedere un film del Marvel Cinematic Universe senza vedere tutti gli altri film è un po', diciamo, partire da zero ed infatti in questo The Marvels secondo me sono necessari diversi film e diverse serie TV che vi vado qui ad elencare con un mio parere a riguardo. Partiamo dalla protagonista, ovvero The Marvels, che proprio prende il nome da lei perché la protagonista sarà Capitan Marvel, ovvero Carol Danvers, che nel Marvel Cinematic Universe ha lottato contro Thanos e si è vista in Infinity War Endgame con il suo film standalone. Naturalmente Capitan Marvel è un personaggio che a me sinceramente non è che mi fa, non mi fa entusiasmare, anche perché lo vedo un personaggio troppo forte e penso che con l'avvenuta di Monica Rambeau Photon e Miss Marvel, penso che Marvel Studios mi auguro che abbiano dato al personaggio, secondo me, un equilibrio fra forza e simpatia, perché anche sul lato, diciamo, empatico non è che mi affascina più di tanto. Naturalmente, attualmente non gli posso invece dire nulla. Quindi, da Capitan Marvel alla protagonista, mentre veniamo alle altre due coprotagonisti, che sono Monica Rambeau nei panni di Photon, che abbiamo visto nella serie di WandaVision, quando lei cerca di entrare nell'ESA attraverso diciamo dei macchinari con la tuta, solo che riesce a passare però dalle reazioni dell'ESA emanate da Wanda, diventa Photon e anche lei sarà partecipe in The Marvels. Altro personaggio che sarà partecipe in questo film è Kamala Khan, ovvero la nostra Miss Marvel, personaggio simpaticissimo, personaggio che secondo me avrà da dire in questo film il suo, e naturalmente questi due personaggi collaboreranno con Nick Fury per sventrare la minaccia degli Skrull che come si è visto in Secret Invasion, altra serie da recuperare, stanno per invadere la Terra. Naturalmente vediamo anche il personaggio di Nick Fury che abbiamo visto in Secret Invasion, serie che riguardava la guerra tra Kree e Skrull, e ve la consiglio di recuperare. Quindi questo diciamo è un po' l'analisi dei personaggi che troveremo in The Marvels. Naturalmente troveremo anche i Kree e Krull che abbiamo visto nell'arco in Spider-Man Far From Home dopo le scene post-credit e naturalmente in Capitan Marvel, in Secret Invasion e nelle altre serie Marvel. E anche i Guardiani della Galassia, perché qui abbiamo Ron, abbiamo un antenato di Ron che è il villain della pellicola, ma non credo sia l'unico, perché sono convinto e mi auguro che i viaggi temporali portino a qualche riferimento a Kang, antagonista di Loki e di The Ant-Man Quantumania, ma di tutto diciamo questa parte della saga multiversale del Marvel Cinematic Universe. Quindi facciamo una bella lista di cose recuperare prima di vedere The Marvels, ovvero vi dovete recuperare, se volete capire e rendervi partecipi del film, Capitan Marvel, WandaVision, naturalmente Miss Marvel e Spider-Man Far From Home, Infinity War Endgame, Secret Invasion e questi qua, diciamo, sono i film che naturalmente vi consiglio anche di recuperarvi. Tutti gli Avengers, tutti gli altri film, anche perché per avere un quadro sempre generale dell'universo del Marvel Cinematic Universe. Diciamo che The Marvels è un film che aspetto per vedere la collaborazione da queste tre protagoniste. Devo dire che è un film che non aspetto con tanto hype, però dagli ultimi trailer sinceramente un po' di hype mi è salito. E quindi riguardante ciò, questo è tutto riguardante cosa vedere e cosa sapere prima di andare a vedere The Marvels. Quindi detto ciò, questo è un video che avevo in mente già da tempo da fare e penso che lo farò prima che escano sia serie
che film della Marvel, perché io faccio una specie di riassunto per vedere cosa andarvi a recuperare per arrivare preparati alla visione del film. Noi come sempre ci vediamo nei prossimi video, nei prossimi tour. Voglio bene sempre 3000 e siete la mia forza. Iron Man 96, passo e chiudo. The Marvels sta per arrivare e io sto per fare i biglietti per andare a vedere questo altro prodotto del Marvel Cinematic Universe. Ciao ragazzi! Se la mia forza voglio bene 3000, da Iron Man 96 passo e chiudo. Voglio bene 3000.